Le stelle di Azus. Le stelle di Azus. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. Come sempre ci occuperemo dell'oroscopo della settimana, la settimana che va dal 5 all'11 novembre ed è una settimana davvero molto importante perché c'è un cambiamento planetario straordinario. Giove si sposta dal segno dello Scorpione al segno del Sagittario. Ecco, per gli amici del Sagittario il momento tanto atteso è arrivato. E lo farà proprio nella giornata di venerdì, venerdì 9, Giove prenderà possesso del vostro segno e vi regalerà, amici sagittari, fortuna e ottimismo per 12 mesi. Quindi chiaramente dovrete festeggiare questa giornata. Ma andiamo per ordine. Iniziamo dal segno dell'Ariete. Per voi, amici dell'Ariete, Giove nel segno del Sagittario è sicuramente un sostegno importantissimo perché vi permetterà finalmente di ottenere quei successi, quei risultati che da tempo state inseguendo. Ultimamente Saturno vi ha messo molto sotto pressione, vi ha intralciato nei vostri piani, nei vostri progetti, nei vostri programmi. Adesso, grazie a questo Giove meraviglioso in un punto del cielo fortunato per voi, potrete recuperare. La settimana si prospetta anche abbastanza favorevole, tranne nella giornata di lunedì e di martedì, quando ci sarà una luna opposta nel segno della Bilancia. Lì c'è anche Venere, è tornata Venere, quindi alcuni rapporti sentimentali ancora andranno in sofferenza. Le cose cambieranno però già a partire da mercoledì, con la luna che si sposta nel segno dello Scorpione, dove si fa nuova. È una luna che può segnare una rinascita per quanto vi riguarda, e ne avrete conferma nelle giornate di venerdì e di sabato, quando questa luna sarà nel segno del Sagittario e vi permetterà non solo di ritrovare l'armonia con la persona che amate, ma anche di mettere a segno qualche colpo vincente se siete single. Molto bene anche il lavoro, perché questo Mercurio nel segno del Sagittario già vi sta dando idee geniali e soluzioni importanti per la vostra attività. Andiamo al segno del Toro. Per voi, amici del Toro, c'è questa bella notizia, no? Vi liberate di Giove opposto, che insomma ha creato qualche problema anche di comunicazione, anche di comprensione con le persone che vi circondano, con il vostro partner, con i vostri colleghi di lavoro, con i vostri collaboratori. Adesso le cose andranno decisamente meglio. Giove nel segno del Sagittario per tutto un anno vi permette finalmente di chiarire in maniera definitiva tutto quello che non vi convince, sia da un punto di vista professionale che personale. Attenzione alla luna nuova in Scorpione nella giornata di mercoledì, è una luna che può confondervi le idee quando si parla di sentimenti. La giornata migliore di questa settimana è certamente domenica, quando sarete più allegri, rilassati, anche il rapporto con il partner ne beneficerà. Attenzione anche alle spese, che in questo momento sono in agguato. In che senso? Che magari non le avevate programmate e preventivate, ma possono spuntare così all'improvviso, da un momento all'altro, in maniera particolare nelle giornate di venerdì e di sabato. Andiamo al segno dei Gemelli. Per voi, amici dei Gemelli, un lunedì o un martedì decisamente molto fortunati, con la luna splendida vicino a Venere nel segno della Bilancia, nel settore del cielo che per voi ha a che fare non solo con la fortuna ma anche con l'amore, con l'eros. È possibile anche un qualcosa di nuovo per chi lo sta aspettando sotto questo punto di vista. La notizia è quella di Giove che si sposta nel segno del Sagittario ed è una posizione piuttosto penalizzante per quanto vi riguarda, perché è opposto. In questo segno zodiacale Giove riesce a dare il meglio di sé, perché è il suo domicilio, perché Giove torna a casa sua. Ecco, allora voi dovrete sfruttare questo influsso soprattutto per migliorare i rapporti con le persone che vi circondano. Perché no? Questo Giove può portare anche delle grandi novità da un punto di vista affettivo, sentimentale. Per quanto riguarda la settimana, occhio alle giornate di venerdì e di sabato, che saranno piuttosto stressanti. Andiamo al segno del Cancro. Beh, per voi, amici del Cancro, sembra finire un periodo molto favorevole, molto fortunato, perché lo Scorpione si sta, liberando, no, il cielo dello Scorpione da questi transiti planetari.
Venere è tornata nel segno della bilancia e sembra voler mettere sotto pressione quelle coppie che non hanno mai risolto in maniera definitiva i problemi di fondo. Giove si sposta nel segno del Sagittario, può essere molto utile per quanto riguarda la vostra professione, la vita di tutti i giorni, la soluzione dei piccoli problemi quotidiani, ma certo non vi dà quella carica, quella spinta che vi ha dato fino ad oggi. C'è una bellissima luna però, mercoledì, luna nuova nel segno dello Scorpione, una luna che parla di amore, che parla di sentimenti, ecco che allora ci possono essere delle novità clamorose per chi sta aspettando qualcosa di nuovo. La domenica sarà piuttosto stressante, quindi organizzate qualcosa di riposante, di rilassante, mentre le giornate migliori saranno decisamente mercoledì e giovedì. Andiamo al segno del Leone. Buonissime notizie per voi amici del Leone, ecco, mi piacerebbe sentirvi anche al telefono, no? Vi ricordo che io ricevo le vostre telefonate ogni giovedì tra le 11.30 e le 14. Potete anche prenotarvi in questo momento chiamando il numero in sovraimpressione, sarete poi richiamati al momento opportuno, perché vorrei parlare con voi per darvi delle bellissime notizie, no? Anche magari in riferimento al vostro tema natale, al vostro tema personale, per capire questo Giove, no? Dove vi aiuterà di più, in quale campo della vostra vita. Ecco, così in generale per i Leoni questo è un Giove che porterà grande fortuna. Ecco, tutto quello che fino ad oggi avete dovuto sudarvi, avete raggiunto al prezzo di duri sacrifici, di dure battaglie, adesso arriverà invece con grande facilità. E allora questo è il momento, diciamo da metà settimana in poi, di giocare le vostre carte migliori. Certo, avrete tempo praticamente tutto un anno per farlo, amici del Leone, poi magari ve lo spiegherò quando parleremo dell'oroscopo del 2019, però sicuramente ci sono dei cambiamenti interessantissimi, molto positivi, che possono riguardare per esempio l'amore, che sembra decollare in maniera definitiva già nelle giornate di venerdì e di sabato, con una luna spettacolare nel segno proprio del Sagittario. Attenzione invece alle giornate di mercoledì e di giovedì, perché ci possono essere dei problemi in casa, in famiglia. Andiamo al segno della Vergine. Giove che si sposta in Sagittario non è una notizia bellissima per quanto vi riguarda, perché certamente era più favorevole nello Scorpione, però vi può aiutare a risolvere problemi che hanno a che fare con la casa. Se ad esempio dovete fare dei lavori di ristrutturazione, oppure se dovete vendere o acquistare un immobile, ecco, allora quel Giove lì è un Giove davvero fantastico. La settimana sarà molto positiva nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, con una luna molto favorevole, prima per incassare denaro, poi per le comunicazioni, no? Per parlare anche di alcuni problemi che vi affliggono sul lavoro, oppure per parlare schiettamente con il partner e dire quello che veramente pensate, magari dei piccoli problemi quotidiani. Attenzione invece alla luna di venerdì e di sabato, è una luna che transita nel segno del Sagittario ed è una luna che vi appesantisce anche da un punto di vista fisico. Bellissima invece la domenica. Andiamo alla bilancia. Per voi amici bilancini, Venere che è tornata nel vostro segno è sicuramente una notizia fantastica, soprattutto per i nati nella terza decade, che si sentono più belli, si sentono più a loro agio anche in mezzo alla gente, si sentono più affascinanti, più sicuri di sé. E poi ci sarà una luna bellissima lunedì, martedì ancora nel vostro segno a spianarvi un pochettino la strada. Questo è un periodo particolarmente favorevole anche per ricevere delle notizie che riguardano il lavoro, delle proposte. Ecco, possono cambiare anche le vostre mansioni, ma ve lo dico subito, cambiano in meglio, anche perché questo Giove che passa nel segno del Sagittario vuole mettervi al centro dell'attenzione, quindi le vostre qualità emergeranno. Mercurio, già nel Sagittario, è molto utile anche per parlare di soldi e di investimenti e per fare una spesa azzeccata. L'unica giornata un po' così così è quella di domenica, quando avvertirete una certa stanchezza. Andiamo al segno dello Scorpione. Allora, amici dello Scorpione, vi dico subito, c'è una luna nuova favolosa nel vostro segno nella giornata di mercoledì. È una luna che vi dà una grande carica, che fa iniziare un nuovo ciclo
vitale, diciamo che praticamente inizia il vostro nuovo anno in quella giornata lì, con quella luna nuova, una luna ideale per ricominciare, per ripartire, per mettere in atto delle idee, dei progetti. Giove che passa nel segno del Sagittario può essere ancora più utile per il lavoro, perché assicura fortuna in ambito finanziario, economico, quindi per voi ci possono essere anche degli incassi nel corso dei prossimi 12 mesi dovuti proprio magari a questi nuovi progetti, queste nuove idee che state mettendo in campo. Attenzione solo alla luna di lunedì e in parte martedì, perché una luna vicina a Venere nel segno della bilancia e può provocare qualche scenata di gelosia da parte vostra in ambito sentimentale. Andiamo al Sagittario, ecco i grandi protagonisti di questa settimana, direi. Mi piacerebbe sentirvi al telefono, no? Chiamate il numero in sovraimpressione per prenotare una chiacchierata con me ogni giovedì tra le 11.30 e le 14. Andremo magari anche a studiare con attenzione il vostro tema natale, perché Giove che entra nel vostro segno è un Giove particolarmente fortunato, vuole regalarvi grandissime soddisfazioni e quindi magari potremo capire insieme qual è il periodo più favorevole di questi 12 mesi che si aprono venerdì, 12 mesi che saranno assolutamente fortunati. Però bisognerebbe capire anche dove transita precisamente, in quale casa, quindi qual è il settore della vostra vita meglio assistito da questo Giove. Comunque è un ritorno quello di Giove nel vostro segno che vi darà una grande carica, assicura fortuna. Già c'è Mercurio in quella posizione, quindi sul lavoro già notate dei grandissimi miglioramenti. Bella anche la Luna in bilancia lunedì e martedì, vicino a Venere, migliorano anche i rapporti sentimentali. Le uniche giornate un po' così così sono quelle di mercoledì e di giovedì, con una luna alle vostre spalle che può rendervi anche indecisi e quindi magari potreste perdere qualche occasione, oltre a perdere, chissà, smarrire anche qualche oggetto a cui tenete particolarmente, quindi mi raccomando, massima attenzione. Andiamo al Capricorno. Beh, amici del Capricorno, Giove nel segno del Sagittario fa tornare in auge anche alcuni problemi che voi avete sempre messo da parte in un cantuccio, non avete mai voluto affrontare fino in fondo, perché quel Giove lì ha a che fare anche un po' con i vostri timori, con le vostre paure, no? Che adesso devono essere affrontate di petto, una volta per tutte. Del resto, questo Saturno in transito nel vostro segno vi dà questa capacità, la capacità di tagliare anche i rami secchi. È arrivato davvero il momento di farlo. Una settimana comunque così così, ma con delle giornate tipo mercoledì e giovedì che saranno particolarmente fortunate, perché arriveranno degli aiuti anche esterni. Sono giornate particolarmente favorevoli quelle per prendere nuovi accordi professionali. Attenzione all'amore, che è andato un po' in sofferenza in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, e sarà particolarmente problematico lunedì. Attenzione a questa luna in Sagittario nelle giornate di venerdì e di sabato, perché vi fa perdere un po' di lucidità e di razionalità, mentre la domenica si prospetta davvero bellissima. Andiamo all'Acquario. Beh, amici dell'Acquario, ottime notizie per voi, perché finalmente il cielo va facendosi più chiaro, più limpido. È un cielo che finalmente vi regala fortuna. Giove in un segno amico sarà un sostegno favoloso per i prossimi 12 mesi. Ecco, quel Giove lì è un Giove che parla di appoggi, che parla di nuove possibilità per la vostra vita, per cambiare anche la vostra vita. Ci saranno tantissime occasioni, voi dovrete rimettervi in gioco, perché quel Giove ve lo permette. Bellissima luna lunedì nel segno della bilancia, è una luna che parla di amore, che parla di sentimenti, che parla di nuovi incontri, che parla di una rinnovata armonia anche all'interno della coppia. Bellissima anche la luna nelle giornate di venerdì e di sabato, che parla di serate spensierate da trascorrere con i vostri cari, con i vostri amici, con il vostro partner. Attenzione invece, a mercoledì ci sarà una luna un po' pesante nel segno dello Scorpione, ma è una luna che può portare delle novità anche molto importanti per quanto riguarda il vostro lavoro. Chiudiamo con il segno dei Pesci. Per voi amici dei Pesci, Giove in Sagittario non è proprio una grandissima notizia, però è in un settore del cielo che ha a che fare con le vostre aspirazioni, con la vostra carriera,
con i vostri progetti, con le vostre ambizioni. Allora lì potrebbe darvi una grande mano, però chiaramente voi dovrete darvi da fare, dovete essere disposti anche a rischiare qualcosina pur di raggiungere un obiettivo. Una luna fantastica nella giornata di mercoledì nel segno dello Scorpione parla di viaggi, parla anche di nuove partenze che possono riguardare anche un progetto professionale o una storia d'amore che finalmente decolla, o una rinnovata armonia all'interno della coppia. Insomma, è una luna interessantissima quella che transita e che si fa nuova nel segno dello Scorpione nella giornata di mercoledì. Attenzione invece alle giornate di venerdì e di sabato, sono giornate in cui sentirete forte la tensione, perché in questo momento sul lavoro iniziate ad essere sotto pressione, quindi quando potete cercate di staccare la spina. Potrete farlo nella maniera migliore nella giornata di domenica, perché avrete anche tante persone intorno che cercheranno di coinvolgervi in situazioni allegre, spensierate e divertenti. Voi dovete solo farvi trascinare un po' dalla corrente, d'accordo? Con il segno dei pesci chiudiamo questo appuntamento con l'oroscopo settimanale. Vi ricordo che se volete parlare con me direttamente per parlare del vostro tema natale, della vostra carta d'identità astrologica, perché ognuno di noi ha un tema personalissimo, e quindi andremo a vedere la posizione dei pianeti, la posizione delle case, beh, potete farlo chiamando al numero in sovraimpressione. Io vi aspetto al telefono ogni giovedì tra le 11.30 e le 14. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia anche per questa puntata delle Stelle di Azus, e vi auguro davvero tanta fortuna. Le Stelle di Azus. Le Stelle di Azus.